Ladies and gentlemen, Alexia! Ed è subito dance! Ciao, 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 ciao! Benvenuta, cara! Sei bellissima! Grazie! Allora, qui abbiamo a che fare, per i pochi che non fossero a conoscenza, di una delle cantanti italiane più famose del mondo. Cinque, yeah. Quanti dischi hai venduto? Aspetta che ce l'ho, 5 milioni di dischi in tutto il mondo. Sono andata a riascoltarmi Ulalala e ho visto che aveva, al momento in cui ho cliccato, 19.694.864 ascolti. Ulalala. Guarda che bravo. Volevo parlare. Certo. Buonasera, io ho imparato a cantare con queste canzoni. Va bene, poi parliamo. Fatemi parlare un istante con Alexia, perché invece la canzone con la quale sei entrata è la prima canzone che hai cantato in italiano. In italiano, esatto. Dimmi come. E l'hai portata a Sanremo. Sanremo. Ecco, e c'era pure chi diceva, ma perché questa che deve cantare in italiano è solo un capriccio? Sì, dicevano così, ma in realtà non era così, nel senso che con la casa discografica cercavamo di trovare un modo per accedere su quel palcoscenico, perché finché la regola è che devi andare lì e cantare in italiano, tu mi insegni che bisogna avere un pezzo in italiano, anche se si è diventati famosi cantando in inglese. Personalmente, essendo comunque di nazionalità italiana, avevo tutto il guarda diritto. per riportarti all'Italia, l'italianità più pura, negli studi intitolati a Raffaella Carrà, ti faccio vedere a caramba che sorpresa, 1998. Alexia, bravissima, molto piacere. Grazie. Veramente uno scricciolino pieno di energia, con una voce meravigliosa. Tutti pensavano che tu fossi americana, inglese. In realtà Alexia è di La Spezia. Al 100% italiana. This is the music I love. Come mai parli così bene l'inglese? Mi piace, come te. Tu parli come molto te. Bene l'inglese. Ma io non parlo bene lo spezzino. Comunque ti ringrazio di essere venuta ancora, perché veramente eri un mio pallino. Grazie. Auguri mille. Di cuore a Alexia. This is the music I like. Grazie. C'era anche Don Bassini. Cioè stai ovunque. No, noi siamo fieri, figura. Pure io, pure mamma. Pure mamma, giustamente. Cosa ricordi di quell'incontro? Ma allora, io sono stata una fan di Raffaella fin da tenera età, perché grazie a lei ho cominciato a scimmiottare qualche balletto davanti alla TV. Mi ricordo ancora una volta, mi volli mettere il vestito da sposa di mia madre. Sai la bottonatura del collo? Sì. Io me la volevo mettere qua in vita, ero magrissima, perché volevo fare questi vestiti così di scena. E dicevo, mio papà, mi aiuti? Ma te ti vuoi mettere in vita dove tua madre ci si allaccia il collo? Quindi per me Raffaella rappresentava veramente così il sogno di una bambina, poter accedere a quel mondo così. E quando l'hai vista, che impressione hai avuto? Perché delle volte i miti ci deludono, no? Ecco, non credo che sia stato il caso di Raffaella, perché chiunque mi racconta dell'incontro. Lei è vera, è così, è una grandissima professionista, è una donna accogliente, scusa se parlo al presente, ma perché per me esiste ancora. È una donna incredibilmente forte, determinata. Lei ti accoglieva, ti diceva che cosa bisognava fare e poi voleva che tu provassi e stava lì presente e ti controllava. Se qualche cosa non andava, ti veniva e ti dava dei consigli. Top. Che consiglio ti diede? Una volta mi sono trovata ad una trasmissione sua in cui dovevo cantare una canzone in inglese, era Dancing Queen. Io e altre mie colleghe dovevamo cimentarsi in questa cosa e dovevamo ballare con fare la coreografia, e io le dicevo, guarda, io non lo so, cioè io quando devo andare a destra vado a sinistra, quando devo andare a sinistra vado a destra. E lei mi diceva, allora fai una cosa, mettiti una cosa qui
nel braccio, un nastrino, quello che vuoi. E ogni tanto guarda, lo vedrai che ti viene in mente, cioè voglio dire, era una banalità, ma io dovevo mettere troppe cose insieme, il canto, le camere, era tanto che non facevo, ero diventata mamma da poco, quindi ero un po' in ansia e lei era stata dolcissima in quell'occasione. Sì, sempre molto generosa, così me la raccontate tutti. Bon, allora, Alexia adesso è uscita con un nuovo album di canzoni di Natale, non so voi... Io ho dato il CD tuo, ecco, autografato qua. A qualcuno. Ecco Alexia, My Christmas. Sono... Ah, ecco. C'è anche la dedica, che carina, allora non so voi, è ma io... È bellissimo, io l'ho ascoltato, bellissimo. Bellissimo, immagino. Stupendo. Adesso poi lo ascolteremo, e anzi lo ascoltiamo alla fine così sale la suspense. E peraltro dico, non so voi, ma io a Natale, se non ho la mia compilation di Natale, non è Natale. Come mai ti è venuto in mente di cimentarti con i grandi classici della canzone natalizia? Guarda, l'anno scorso in questo periodo stavo addobbando casa, giusto per il periodo di Natale, io metto sempre la musica e sentivo che c'erano dei repertori pazzeschi, delle canzoni che mi potevano anche appartenere, no? Per quello che io ho fatto, quello che ho studiato, un po' la mia storia. Il desiderio di tornare a cantare c'era, ma ho detto faccio un disco di cover, ma un disco di cover non ha senso, però un disco di cover per Natale potrebbe essere un'idea. Ne ho parlato con il mio manager, e così. Il quale mi ha detto, ma sì, dai, ma perché no? Fantastico. E ho scelto delle canzoni, non le solite canzoni di Natale, a parte due casi proprio solenni in cui ci stanno, insomma, secondo me ci stavano bene, per il resto ho fatto una scelta un po' particolare. Ma ci ascoltiamo ora un po' dei tuoi successi in inglese. Sì! Grande energia, grande joie de vivre. Tu hai cominciato quando avevi 18 anni e la tua famiglia era con te fino a quando ne hai compiuti 25, no? Erano sempre con te. E studiavi canto lirico. Io ho studiato canto lirico, sì. Ho preso il terzo anno perché successivamente sarebbe diventato troppo impegnativo per consentirmi di poter cominciare a lavorare. Come hai scoperto che avevi una voce potente? Ma allora, che avevo la possibilità di studiare il canto lirico, una mia insegnante di canto lirico, appunto. Tu sei mezzo soprano? Io sono... No, inizialmente ero un soprano leggero. Mm. Poi, con le serate in discoteca e i miei colleghi che fumavano, sono diventata un soprano... drammatico. Soprano drammatico, esatto. Ma è vero che cantavi nel bagno? Perché le piastrelle davano riverbero. Quando ero molto piccola, sì, all'asilo, sì, mi hanno scoperto. All'asilo? Lì. Sì, è stata la mia prima audizione, l'ho fatta in bagno, all'asilo. E che ti dissero? Beh, le maestre si preoccupavano di queste mie assenze, allora ero un po' piccola per andare a fare cose strane in bagno. Quindi, a un certo punto, ho sentito un silenzio e ho capito che mi stavano ascoltando, cioè loro aspettavano che io andassi in bagno per sentirmi cantare. E poi mi dissero, dai, adesso tu devi cantare come solista la prossima recita per la festa della mamma. E quindi mi sono ritrovata a 4 anni su un palcoscenico con un microfono così, io ero alta così, 4 anni. A cantare. E te la ricordi che canzone era? Che cos'era? Era Ninna nanna mamma d'insalata non ce n'è, 7 le scodelle sulla tavola del re. Ninna nanna mamma ce n'è una anche per te, sotto cosa c'è? Solo un chicco di caffè. Bella.
Sanremo, la vittoria a Sanremo. No, non è un gioco della fantasia che ti ha portato qui. Domenica diventa musica, la solitudine a me e dispari. Questa 53esima edizione del Festival di Sanremo. Alexia Verdino! Grazie. Ce l'hai un aneddoto su quella vittoria? Sì, mi ricordo una... avevo proprio mollato la tensione e non riuscivo a fermare le lacrime. Mi diceva il sindaco, e mo basta piangere, e che ci posso fare? Era più forte di me, avevo proprio mollato la tensione. Perché quell'anno tutti dicevano, ah, quest'anno, io... Cioè tutti ti davano per favorita? Sì, sì, allora sai, accumulavi un po' la tensione, c'erano tante... c'erano più aspettative rispetto all'anno precedente. L'anno precedente andai così come un outsider, mi ero divertita un sacco e invece il secondo anno ero un pochino più in tensione. Senti, le hai visti gli ospiti, le hai visti il cast Big di Sanremo? Sì. Ogni tanto la voce mi diventa fasica. Che l'hai visti il Big di quest'anno? Sì. C'è qualcuno che ti incuriosisce più degli altri? Allora, intanto lo trovo un cast centratissimo, perché c'è un po'... hanno messo d'accordo tutti, no? Ci sono le persone che guardano Sanremo perché amano la musica, e quindi vogliono ascoltare le canzoni, vogliono ascoltare gli interpreti. Ci sono quelli che amano vedere i propri idoli, no? Qualcuno di loro è tuo amico o tua amica? Allora, io conosco di persona, ho avuto l'onore di conoscere Marco Mengoni, di conoscere Paola e Chiara, di conoscere, aspetta che... Giorgia, Anna Oxa. Come cosa è la cosa, perché la vedevo in palestra. E poi chi conosco anche? Grignani, Madame, no, Grignani, Levante, no. Più o meno, vabbè, gli articolo 31. Ma fai il tifo per qualcuno? Allora, in generale diciamo che io faccio il tifo per le donne, perché comunque noi donne facciamo più fatica a vendere i dischi, ragazzi, è sempre così da sempre. Per Giorgia, perché ovviamente è un'artista che stimo tantissimo. E per il resto ho una grande curiosità. E poi vabbè, sono molto stupita di questo ritorno di Anna Oxa. Perché l'hai conosciuta lei? Sì, l'ho vista in qualche occasione. Perché comunque è un'artista che Sanremo ce l'ha, insomma, ce l'ha raccontato su. Stiamo nel su. Che pezzo. Che poi diciamo mi piace molto nelle biografie degli artisti questa cosa che è comune a tanti di voi, che con i guadagni comprate casa ai genitori, regalate la casa, che la trovo una cosa bellissima, molto italiana, però molto di famiglia, e così è stato anche per te con il cruccio, che papà Agostino però non c'era più, perché no, guarda, voi avete fatto vedere un filmato, il primo filmato con la t-shirt gialla. Quella è stata l'unica volta in cui lui mi ha vista diventare così popolare, e poi se n'è andato dopo qualche giorno. Quindi per me è stato... Con un ictus peraltro. Sì, è stato difficilissimo andare avanti, ho dovuto veramente mettere il pilota automatico e lavorare, non pensare.
perché tu non potevi crollare, non ti potevi permettere di crollare in quel momento perché stavi risalendo, stavi in ascesa. Se mollavo in quel momento lì era finita. E quando te lo sei preso poi il tempo per pensare a te, per elaborare il dolore, il lutto? Ma credo sicuramente dopo la nascita della mia prima figlia, in cui ho avuto tempo un po' per stare a casa, occuparmi di lei, ma non ero forse nemmeno pronta per occuparmi di lei, perché ero talmente ancora figlia e orfana del padre, che è stato un lavoro durissimo, ma credo che il lavoro che ho fatto poi nel corso degli anni su me stessa è stato un lavoro importantissimo, anche se significava a volte stare lontano dalle scene, perché devi stare bene, cioè tu non puoi andare davanti al pubblico ed essere una cosa e poi andare dietro le quinte ed essere completamente un'altra. Cioè, puoi essere timida, come mi ha detto giustamente lui prima. Sei timida? Sì, sono timida. Però non puoi essere un'altra persona. Cioè, devi devi stare bene. E poi, al di là del lavoro, penso che prendersi cura di se stessi, di se stesse, sia un passo importante per la propria felicità. So che hai fatto anche terapia. Noi qua siamo un centro di psicoterapia io lo promuovo. Permanente. Di gravità. Lo promuovo. Vero? Sì, e sì, qual è la cosa più importante che hai capito di te stessa? Allora, ho capito che se non voglio fare una cosa, lo devo dire. E non mi devo sempre preoccupare per il dolore degli altri. Cioè, se uno dice, sì, questa cosa qua dovremmo farla, però tu non la vuoi fare, è un peccato. Sì, è un peccato, mi dispiace. Mi dispiace, poverino tu, ma poverino un po' anch'io. E perché eri così accuditiva, sempre? Perché credo che dalla morte di mio padre io mi sono sempre messa addosso il ruolo di quella che doveva salvare tutti, che doveva sistemare tutto, la spalla su cui piangere, c'è un problema, ci penso io. E poi però a un certo punto non ne puoi più, dici no basta, adesso voglio una spalla io su cui possa piangere. E l'hai trovata? L'ho trovata, sì, non la mollo più. Gli ho detto, il giorno che mi butterà fuori lei da questo studio io non vengo più. Ah, la terapeuta, no, pensavo sì. Anche tuo marito, perché comunque tuo marito che peraltro è il nipote di Giorgio Armani. Sì, sì, no, figlio della sorella. Lui è stato per me un grandissimo, una scoperta, un ragazzo incredibile, non pensavo ci fossero dei ragazzi ancora così all'antica, ma nel senso buono, no? Così garbati, così polite, così pieni di riguardi nei confronti di una donna. E lui lo era, quindi è nato questo rapporto inizialmente di grande rispetto, di stima reciproca. Lui era un grande fan, devo dire, prima di conoscermi di persona. E poi abbiamo cominciato un po' a frequentarci ed è stato un colpo di fulmine. E sei mamma di due bimbe e quindi... Beh. Quanti anni hanno adesso? 16 e 11. 16 e 11. Qual è la cosa più importante che ti hanno trasmesso i tuoi genitori che trasmetti a loro? Il senso di rispetto nei confronti degli altri, in generale buoni valori, il senso della famiglia e l'onestà. Onestà. C'è una bella persona che ti manda un videomessaggio, un grande artista, Mario Lavezzi. Oh Mario, caro. Ciao Serena, ciao Ale. Cosa posso dire di Alessia? Di Alessia, una grandissima voce, io l'ho sempre stimata tantissimo, è sempre piaciuta. Tanto che con Mogol abbiamo scritto una canzone, Biancaneve, che le abbiamo affidato. Senza te, senza te, senza te, senza te, ma dove vado amore? Giuro non ti pentirai, il paradiso sono io, ci proprio io. Non era facile trovare un comprimario che salisse sul palco a fare questo duetto, perché insomma bisognava dividerlo eventualmente a metà, mentre la protagonista era prevalentemente proprio la donna, quindi Alessia. Quindi lei ha chiesto a me di salire sul palco, io l'ho fatto molto volentieri, è stato un onore cantare questa grandissima voce ed è stata anche la mia prima volta a Sanremo. Quindi che posso dire? È stata una bellissima esperienza e vi saluto a tutti con grande affetto. Ciao Ale e in bocca al lupo. Come mi vuoi amore, giuro non ti pentirai, il paradiso sono io, sì proprio io, amore mio.
Ciao Mario, grazie, Mario. Buon Natale. Allora, andiamo a cantare? Sì. Ce lo fai questo regalo? Che ci vuole proprio, la canzone natalizia che è peraltro All Christmas Baby Please Come esatto. Home, che hanno cantato tutti anche, perché l'hanno cantata persino U2, no? Persino Bono. Vi presento tutto il corpo di questa esibizione. Abbiamo Clarissa Ballerini, Lorenza Rocchiccioli, Roberto Alessi e Paola Via Piana, giusto? Giusto. A lei il microfono. Grazie.